Come Sinova abbiamo sviluppato questo progetto, nato nel territorio cittadino, poiché un ospedale, l'ospedale di Chiari in provincia di Brescia, era rimasto senza alcuna serie di prodotti e abbiamo pensato tramite stampa 3D di riuscire a realizzarne alcuni pezzi. Tutto questo è stato possibile solo grazie al territorio, perché da soli saremmo riusciti a realizzare solo poche maschere. Considerate che siamo arrivati a 186.000 maschere utilizzate in tutto il mondo. E tutto è partito da Brescia, dal sindaco, il vice sindaco, la Camera di Commercio, la Protezione Civile, tante aziende bresciane che si sono rese disponibili ad accendere le loro stampanti per aiutarci a stampare e a salvare gratuitamente vite umane. Solo grazie all'unione, e al territorio siamo riusciti, in questa impresa considerata titanica, se non impossibile.